del periodo, più che altro beauty e anche qualche cosa random. È un po' che non giro un video di questo tipo. Io non faccio solitamente i preferiti del mese, perché onestamente quando vi parlo di un preferito, per me deve essere veramente un preferito. Provo tantissime cose, non tutte mi entusiasmano a tal punto da volervene parlare in un video, e spesso magari durante il mese ci può essere una cosa che mi colpisce particolarmente, per cui non è il caso di fare un video dedicato ad una cosa sola. Al massimo vi faccio un post sul blog. In più, tutti i mesi giro il video con Selvaggia sui preferiti make-up del mese, quindi già i preferiti make-up ve li metto lì, lì è più facile che ci siano vari preferiti, perché ho cose che vado a ripescare o comunque è più facile che io acquisti anche prodotti make-up, per cui ogni tanto, diciamo ogni 2-3 mesi, vi faccio il video dei preferiti generici, ecco. Allora, parto subito con una combo, con il beauty, quindi con una combo shampoo e balsamo che ho praticamente terminato, che mi è piaciuta tantissimo. Questa è della linea OGX, che voi trovate in Inghilterra da Boots e che quindi potete comprare online sul sito di Boots. Sono una linea per capelli economica, dopo prezzi da supermercato, però sono da 385 ml i flaconcini e costano all'incirca 4 euro qualcosa. Questa è la linea Brazilian Keratin Smooth, quindi è la linea che aiuta a lisciare i capelli. Io normalmente ho i capelli mossi, questi sono i miei capelli naturali. Ogni tanto mi piace stirarli, non spessissimo, proprio completamente stirati, non li stiro quasi, non lo faccio quasi mai, però a volte cosa faccio? Stiro fino a qua e poi lascio l'ultima parte naturale. Per fare questo però devo togliere il crespo, e allora un prodotto di questo tipo mi aiuta tantissimo. Mi sono piaciuti molto perché lasciano i capelli veramente morbidissimi, contengono olio di cocco, proteine della cheratina, olio di avocado e burro di cacao. Ha un profumo che, come potrete immaginare, paradisiaco, praticamente di cioccolato schietto. Cioccolato proprio al latte, di quello proprio schifezzoso, ma buonissimo. Sì, è proprio cioccolato, e quindi fa piacere applicarlo decisamente. Lo shampoo è abbastanza delicato, però lo sento bello nutriente. Quello che, cioè, mi lava benissimo i capelli, non mi fa prudere la cute, diciamo che non è tra gli shampoo top per me, però è comunque un buonissimo shampoo nutriente. Quello che però fa la differenza, secondo me, è il balsamo. Perché, a parte che il balsamo ne ho di più dello shampoo, perché ne basta veramente pochissimo, infatti lo porterò penso poi in palestra per terminarlo, è un balsamo molto molto denso, molto consistente, penetra benissimo nelle lunghezze e voi sentite proprio un'azione quasi come se fosse una maschera sui capelli, anche se il risciacquo è praticamente immediato, io districo i capelli e poi lo sciacquo. Me li lascia veramente setosi, morbidissimi, e quello che effettivamente fa, ed è poi il suo scopo, è aiutare tantissimo la stiratura. Quindi io riesco a stirare i capelli molto velocemente, e soprattutto questi due prodotti mi fanno mantenere la piega. Io ho un capello che sente moltissimo l'umidità, essendo un capello qui ma abbastanza crespo, devo sempre nutrirlo abbastanza, no? Per non farlo diventare o elettrico o comunque crespino. Quando c'è l'umidità tende a girarmisi molto, invece con questi due prodotti devo dire che quando io stiro i capelli rimangono così, anche se ci vado a dormire il mattino dopo la piega è intatta. Per cui per me sono prodotti veramente promossi. Altro prodotto, questo invece è corpo, è il latte idratante per pelli secche alla polpa di aloe di Yves Rocher. Questo prodottino qua mi è stato inviato in omaggio, non mi ricordo quando, facendo un ordine collettivo con le mie colleghe. È senza olio minerale, senza coloranti e senza parabeni. Mi sta piacendo da morire, anche questa l'ho praticamente finita, ma io ho sempre amato le creme corpo Yves Rocher, non c'è una crema corpo Yves Rocher che io abbia provato che non mi sia piaciuta. Questo però è veramente veramente idratante. Io non ho la pelle particolarmente secca, però secondo me, perché la pelle secca, è fantastico.
Qua dice che questa formula contiene più del 96% di ingredienti di origine naturale, non è un prodotto bio, però contiene ingredienti di origine naturale, quindi ha un buon inci, è veramente nutriente, ma non unto, non pesante, si assorbe subito questo latte, è proprio un latte, ha la consistenza quasi di un latte detergente, ecco come consistenza, ma voi sentite proprio quando andate a spalmarlo la polpa di aloe, se si sente proprio, è un cremoso geloso, è una consistenza molto particolare, mi piace tantissimo e mi lascia la pelle morbidissima, ha un profumino delicato delicato, quindi se vi capita costa poco ve lo consiglio. Poi passiamo alla linea skincare che mi ha letteralmente conquistata ed è una linea skincare coreana. Vi avevo già parlato del contorno occhi, mi sembra già nei preferiti del 2016 perché l'ho aperto dopo l'estate e lo sto finendo praticamente perché è un 25 ml ed è la linea alla bava di lumaca di Mizone. A parte il packaging che secondo me è molto elegante e molto carino, ma questo è relativo, però a me piace anche il packaging, quindi l'occhio vuole la sua parte. Vi avevo già parlato della crema contorno occhi, che è stato il primo prodotto, ce la posso fare, che ho acquistato. Ormai ne ho usata tantissima, ho bucato, se si vede il fondo, ma comunque secondo me ancora 2 o 3 settimane ce le faccio. Ha una consistenza questa crema contorno occhi molto leggera, però va a idratare molto bene la zona, io la uso di sera. Quello che io ho notato soprattutto è che mi ha schiarito tantissimo le occhiaie, ma proprio tanto. Io ho l'occhiaia che tende al violaceo. Non sempre è molto visibile, è più visibile ovviamente se sono stanca oppure durante il ciclo o nella fase appunto pre-ciclo, però ho notato che tendenzialmente me le tiene un pochino a bada, ha schiarito questa zona ed è per me un risultato top per una crema contorno occhi perché non mi era mai successo con nessun tipo di contorno occhi, neanche quello di Chiesa l'avocado che è molto nutriente ma non ha un effetto schiarente. Molto colpita quindi da questo prodotto, ho deciso di provare altri prodotti della linea, tra cui il siero che loro chiamano Ampoule. In realtà è un siero ancora più concentrato, l'Ampoule, ed è appunto il siero intensivo con 80% di bava di lumaca filtrata. Anche questo è un siero antirughe e riparatore della pelle. Ne ho già usato quasi metà, l'ho aperto da un mesetto più o meno, sì, sarà stato fine febbraio, inizio marzo. Consistenza, vabbè, la pompettina col contagocce, quindi molto comodo, basta appunto una pushata per tutto il viso. Ha una consistenza particolare, sembra proprio la bava di lumaca, cioè è molto un po' appiccicosiccio, però poi quando voi lo andate a stendere si assorbe subito e sentite l'immediato effetto lifting, un po' lo stesso effetto che fa il siero di Estée Lauder, il Double Wear, però quello è più leggerino, questo è un pochino più colloso come consistenza, ma non è fastidiosa, ha un profumo praticamente inesistente, delicatissimo, quindi non dà fastidio e mi piace molto perché vedo proprio che va a riparare la pelle e mi aiuta tantissimo a schiarire i segni dell'acne che in questo periodo sono tornati perché ho avuto un brutto sfogo il mese scorso. A completamento di questa linea ho acquistato la crema che si può usare sia la sera che al mattino, io la uso la sera. La crema contiene il 92% di bava di lumaca e qua dice promuove la riparazione della pelle e risolve vari tipi di problematiche della pelle, soprattutto appunto cicatrici, segni, iperpigmentazione, e ha proprio una funzione di riparazione cellulare, perché appunto la bava di lumaca ha questa funzione qua. Anche questa è una crema molto leggera, sono 75 ml, quindi sono dosi comunque molto generose. Il siero è un 30 ml classico invece, però essendo molto concentrato ne basta poco. La crema, io ce l'ho appunto aperta da un mesetto, ne ho usata abbastanza, ma come vedete non sono neanche a metà. Anche questa ha una consistenza molto, vedete che scende, no? È quasi liquida, molto fluida, sembra più un fluido che una crema. Questo è dovuto appunto alla bava di lumaca contenuta. E anche questa crema per me è piacevolissima, l'applico veramente volentieri, è leggera, non mi dà fastidio sulla pelle, io ho una pelle mista, quindi le creme troppo ricche, anche se sono da notte, tendo ad evitarle e al mattino mi sveglio comunque con la pelle molto distesa, molto riposata e penso che sia appunto merito di questi prodotti. Poi passando al settore make-up e simili,
Vi devo citare per forza la Beauty Blender, è sporca ma vabbè, non l'ho lavata per fare, prima di fare il video. Proprio la Beauty Blender originale, io non l'avevo mai provata, avevo usato quelle di Real Techniques che mi piacevano tantissimo, però devo dire che preferisco la Beauty Blender. Stende il fondotinta in un attimo, in una maniera veramente perfetta, per cui devo citarla per forza. Altro prodottino è questo smalto di Barry M che avevo preso a Londra ed è della linea Quick Dry, quindi quella che si asciuga velocemente, ed è questo bellissimo lilla, molto primaverile, si chiama Personal Best, è il numero 646, ve l'avevo fatto vedere nell'haul di Londra, lo sto usando tantissimo questo smalto, ora vabbè non ho smalto in questo momento, però l'ho usato veramente tanto negli ultimi 2 mesi, febbraio-marzo, proprio mi sono innamorata di questo smalto, stesura ottima, in una passata, bello coprente, dura tanti giorni, e ottima formulazione, quindi mi piace molto. Poi, altro prodotto che mi è stato gentilmente inviato dall'azienda e che mi piace da morire perché mi profuma tutta casa è la famosissima Jewel Candle. Sicuramente tutte la conoscerete perché è famosissima. Mi hanno mandato la profumazione Sweet Cupcake, quindi profuma di torta, per cui non vi dico altro. Io la sera la accendo, la faccio bruciare mentre guardiamo la televisione e si profuma tutta la casa come se io avessi appena sfornato un dolce. La particolarità di queste candele è, a parte che è una jar molto grossa, io saranno già 15 giorni che la brucio e non sono neanche a metà, ma la particolarità è che all'interno contengono un gioiello, vedete che qua c'è il buchino perché io ho estratto il gioiello, ora magari mentre parlo vi faccio passare delle immagini della candela un pochino più da vicino. Ho estratto il gioiellino che è in argento 925, anche qua adesso è questo anellino che ho addosso, molto carino, con questa pietra nera, vi faccio vedere anche di questo un'immagine. Vabbè, il profumo buonissimo, niente da dire. La cosa carina appunto che voi in tutte queste candele trovate un gioiello in argento, quindi analergico, assolutamente di buona qualità. Questo anello per me è carinissimo, molto semplice come piace a me, sono molto soddisfatta, quindi continuerò a bruciare la mia candela e l'azienda mi ha gentilmente offerto un codice sconto per voi che vi metto giù nell'info box. Il codice sconto è FAIRYMOON, scritto tutto attaccato minuscolo, ed è uno sconto del 15%. Ve lo lascio comunque nell'info box con il link al sito, così potete tranquillamente, se vi interessa acquistarle, andare a curiosare. Poi passiamo ai preferiti random invece. Io vi devo assolutamente parlare, mi sono presa gli appunti perché smemorata come sono, infatti ho buttato l'occhio per quello, di una serie TV che sta ossessionando me e il mio fidanzato. Per chi è appassionato delle serie horror, io sono molto appassionata delle serie horror e thriller, ma thriller abbastanza macabri, non so perché ho questo lato molto macabro, forse in qualche vita passata ero una strega, non si sa. Comunque, a proposito di streghe, la serie è Salem, che è uscita già da qualche anno, però noi abbiamo messo Sky da poco, da un mesetto, e quindi stiamo un po' guardando cosa c'è in programmazione eccetera eccetera, ci siamo imbattuti su questa serie e ci sta piacendo tantissimo, siamo già a metà della seconda stagione, mi veniva il termine, ci prende proprio tanto, la trama è molto ben fatta, gli attori secondo noi sono bravissimi, non vi dico la storia perché se non l'avete vista non è il caso, comunque parla proprio di Salem, questo paese americano, dove appunto durante il puritanesimo le streghe venivano bruciate come se non ci fosse un domani, poi anche lì bisogna vedere se erano streghe veramente, vabbè, ovviamente la leggenda c'è, però diciamo che se la prendevano un po' con le donne che non seguivano le regole del puritanesimo. Però devo dire che è proprio una serie ben fatta, sono 3 stagioni, ci sta piacendo tanto, vabbè, ovviamente sto continuando a guardare Grey's Anatomy, ma quello è il mio storico e vabbè, non ve lo dico neanche perché penso che a mezzo mondo guardi Grey's Anatomy. Altra cosa, altro programma che mi è piaciuto molto su Sky è sono 2 documentari sui Queen, vabbè, come sapete io canto, ho un gruppo,
ci piace moltissimo la musica in generale, in particolare la musica rock, siamo dei grandi amanti dei Queen e quindi ho visto due documentari sui Queen. Uno che era più specifico su Freddie Mercury, che è un documentario di una decina di anni fa, che parla proprio appunto della vita un po' di una sorta di biografia di Freddie Mercury dall'infanzia fino a poi purtroppo alla sua morte per AIDS. L'altro invece parla dei primi anni dei Queen, quindi di tutto il periodo anni 70, quando quindi ancora non erano all'apice del successo, da quando si sono formati, quindi sul finire degli anni 60, loro erano compagni di scuola, fino a la metà degli anni 70, quando poi con Bohemian Rhapsody, che è la loro canzone manifesto, diciamo, si sono affermati. È molto interessante perché noi normalmente conosciamo i Queen più, diciamo, dalla parte fine anni 70, anni 80, fino a che poi appunto purtroppo Freddie Mercury è morto nel 91, per cui più anni 80, ma negli anni 70 hanno fatto 4 dischi fino al 75 che secondo me comunque sono molto validi. Se siete appassionati di musica probabilmente li conoscerete tutti, ma se vi piacciono i Queen ma non conoscete il loro lato 70s, andate ad ascoltarvi i dischi perché secondo me sono bellissimi e veramente geniali. Per finire vi cito dei libri che non avrei mai pensato di inserire tra i preferiti e farò vedere questo video al mio fidanzato perché così finalmente la smetterà di rompermi le scatole. Si tratta di tutta la collana dei libri di Harry Potter. Voi direte, vabbè, chissà cosa sarà mai. Io non faccio parte della generazione Harry Potter perché sono un pochino più grandicella. Quando è uscito Harry Potter ero già alle superiori, per cui sì, ho visto i film al cinema, però non sono mai entrata così nel dettaglio. Il mio fidanzato invece è appassionatissimo di fantasy in generale, però di Harry Potter in particolare. Lui è un pochino più piccolo di me, quindi lui era nel pieno proprio del delirio Harry Potter. E per Natale ho regalato il cofanetto completo con tutti i 7 libri, che ovviamente lui ha pensato bene di obbligarmi a leggere, perché sostiene che senza leggere i libri non si possono apprezzare i film, perché i film ovviamente tagliano tantissime parti e non si capiscono bene tutte le storie, gli intrecci, eccetera. A prescindere dal fatto che lui preferisce i libri, ma penso come tutti gli amanti di Harry Potter, però io in effetti non riuscivo a ricordare bene i film perché mancano veramente delle parti fondamentali che adesso che sono al quinto libro, sto leggendo tutti di fila, oggettivamente capisco che cosa intendesse il mio fidanzato. Però lo metto nei preferiti perché ormai sono tipo 3 mesi che sto leggendo solo Harry Potter e ormai la storia mi sta intrigando. Il fantasy di per sé non è proprio un genere che adoro, però alla fine, anche forse per un discorso affettivo nei confronti del mio fidanzato che è veramente tanto appassionato, sta cercando di trasmettermi questa passione, mi sta appunto piacendo, diciamo piaciucchiando, non voglio ammetterlo fino in fondo per non dargli la soddisfazione, la storia di Harry Potter. E quindi niente, questi erano i miei preferiti del periodo. Spero che il video vi sia piaciuto. Ultimamente le iscrizioni al canale stanno aumentando molto, io sono molto contenta. Per cui, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, mettete un like se il video vi è piaciuto perché mi aiuterebbe tantissimo e vi ringrazio. Io vi mando un bacio grande, ci vediamo al prossimo video. Ciao!